Proseguiranno presumibilmente per tutta la serata le operazioni di spegnimento e di bonifica del capannone andato a fuoco stamani e che ha diffuso allarme in gran parte della provincia. Un'alta colonna di fumo si è alzata quando non erano ancora le 8 dalla piana di Ameglia. Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in fase di accertamento all'interno di un capannone utilizzato come fienile, nel quale erano stivate molte rotoballe di fieno. Un materiale altamente infiammabile e anche difficile da spegnere per i vigili del fuoco che sono rimasti impegnati tutto il giorno per intervenire e presidiare la zona. A creare preoccupazione il tetto della grande struttura che è risultato poi contenere fibre di amianto. Da Ameglia a Sarzana, da Castelnuovo Magra sino a Ortonovo e poi ad Arcola, la protezione civile dei rispettivi comuni ha consigliato ai cittadini di chiudere le finestre e di ritirare i panni stesi. Sono partiti anche gli SMS alla popolazione per avvertirli della cautela da utilizzare, quegli SMS normalmente utilizzati in caso di allerta meteo. Il tam-tam sui social network ha prodotto anche ansia tra la popolazione, decine le chiamate arrivate al comando dei vigili del fuoco e alle redazioni locali. In serata sono arrivate poi le analisi di ARPAL ed ASL che hanno confermato la presenza di amianto nella copertura ed una possibilità di ricaduta in un'area di raggio di 1,5 km.